Ed eccoci così a Casa di Langa, dove di stelle ne abbiamo tantissime, visto che si parla molto di questo in questo periodo, nonostante ci sono delle zone come l'Emilia-Romagna dove non si è mosso assolutamente nulla, e ci sono delle zone effettivamente, beh, il Piemonte è andato abbastanza bene, però devo dire qui in Langa, a parte di movimenti di ristoranti che si sono spostati da una sede all'altra, Sì, esatto. Come dire, non ci sarebbe nulla, ecco. Però Non più insomma, di ecco, tanto, non più di tanto, quindi siamo sempre in attesa della stella mister a Manuel Bouchard, che nel frattempo mantiene sempre l'antinè, via esattamente. Barbaresco, che chiaramente insomma come tutti è ripartito, quindi dopo il fermo Covid, e devo dire, fare i complimenti perché l'ho appena apprezzato in quel di Barbaresco, nonostante lo chef sia qui a Casa di Langa, è stato praticamente rapito in un certo senso. Un qualcosa del genere, Diciamo, diciamo, sì. ecco, quindi, è Sì. stato, e quindi se lo tengono qui ben stretto, anche perché Casa di Langa è forse una struttura che non c'era. Ecco, comunque è stata realizzata anche qua, come succede appunto nel mondo, soprattutto dove c'è grande produzione di vino. In Toscana, in modo particolare, sono nati questi appunto colossi anche di famose maison dell'abbigliamento, come Louis Esatto. Vuitton, eccetera, eccetera. Qui che abbiamo invece. Qui abbiamo la proprietaria del Krause Group, quindi questo gruppo americano con il suo fondatore, diciamo, Kyle Krause, che sono già proprietari di due cantine nella zona, quindi l'Enrico Serafino e la Vietti. E adesso, insomma, da giugno di quest'anno abbiamo aperto anche il resort qua, c'è il Retto Langhe, sì. Ecco, quindi le cantine sarebbero queste due. Ecco, Esattamente, qui in esattamente. realtà non è una vecchia cantina che è No, stata no, 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 assolutamente. rinnovata, è proprio tutto nuovissimo. Nuovissimo, esattamente, sì. Ecco. E quindi si tratta di un hotel 5 stelle, mi sembra di capire, nonostante ancora ci siano forse dei lavori da ultimare o comunque da ritoccare delle Sì, cose. c'è qualcosetta da ritoccare, appunto, ma sì, è un hotel 5 stelle con 39 stanze tra camere e suite, insomma, quindi sì. Quindi apertura da pochi mesi. Da pochi mesi siamo freschi freschi, come si dice. Ecco, e questo è diciamo un po' il ristorante, no? Questa è una parte del Esattamente. ristorante che si chiama. Si chiama Faula, che sì, in piemontese, in dialetto piemontese vuol dire favola, racconto, insomma, quindi sì. E il nome è stato scelto, insomma. Bene, bene, bene. E quindi abbiamo chiaramente un ristorante gourmet. Un ristorante gourmet, sì, diciamo in settimana. A pranzo la formula è più semplice, appunto anche per accontentare più che altro, per andare incontro alle esigenze dei clienti interni, non obbligarli sempre a mangiare gourmet, nel mentre alla sera e il fine settimana pranzo e cena è Mentre tutte le sere, sempre gourmet, gourmet. Sì. Tutte le quindi sere sempre gourmet, si tranne il mercoledì, diciamo che è il ecco. giorno di chiusura agli esterni, e quindi lì rimane bistrò aperto solo agli interni, Diciamo chiaramente. che nel fine settimana, quindi la cucina gourmet, giustamente, come poi il Covid ci ha insegnato, con l'apertura del sabato a pranzo, che probabilmente chiaramente è sempre stato un po' un classico, quindi diciamo che si è un po', come dire, ripreso questo servizio che effettivamente un po', come dire, se durante la settimana si lavora, c'è il light lunch, dopo poi c'è la domenica, il pranzo della domenica, il sabato rimaneva così un po' in Un po' sordina. scoperto il pranzo, Ecco, sì. quindi si è rivalutato, perché qualche merito, insomma, il Covid poi, insomma, Qualcosa di positivo ce l'ha anche ci avuto, sia. diciamo, Ecco, mettiamo, dai, se è dura da vogliamo vedere, proprio ma è spezzare così. una lancia. E bene, bene, allora quindi la cucina è anche una cucina rispetto all'antinè che qui con le camere ha avuto una particolare È evoluzione, una come cucina possiamo dire. sicuramente in evoluzione, poi gli aspetti in un hotel sono molteplici, quindi dalle colazioni al bar, quindi sono molteplici servizi da offrire agli ospiti, però per quanto riguarda il ristorante gourmet, sì, c'è stata comunque un'evoluzione. Adesso diciamo che fondamentalmente siamo suddivisi un pochino su due linee, che una è quella legata al territorio piemontese, quindi non solo Langarolo, anche se appunto in chiave moderna, e un'altra parte invece dedicata un po' alla creatività, dove ci sleghiamo da appunto particolari legami territoriali piuttosto che
con sempre un occhio di riguardo alla nostra penisola, no? Sicuramente poi si pesca anche qualche ingrediente da fuori, ma si tende comunque a rimanere sulla cucina, sugli ingredienti italiani. Quindi l'immancabile menù tradizione, guarda, è un menù di tartufo, penso. In questo periodo chiaramente c'è un menù dedicato appositamente al tartufo bianco, insomma, che fa un po' da padrone, un po' da re in questo, no, nel periodo autunnale, nelle langhe, quindi sì, quello tutti gli autunni non mancherà mai, assolutamente. Ecco, tra l'altro adesso, visto che siamo qui a casa di Langra, in realtà lo chef è anche patron dell'Antinee, e quindi notavo appunto anche di là appunto un menù dove appunto sono dei piatti già con la grattata, c'è un prezzo, quindi prezzo finito, esatto, quindi del non piatto ci sono altre sorprese, no, esatto, ecco, e quindi c'è anche un dessert che contempla anche il tartufo come qua, insomma, abbiamo queste proposte un po' più ricercate, se vogliamo, insomma, perché poi alla fine il tartufo sui dessert, se azzecchi il dessert giusto, si esprime molto bene sui dessert, sui dolci. Ecco, proprio il bianco o quello nero? Il bianco principalmente, sì, sì, è più intenso aromaticamente ed è più, come dire, delicato sulle sfumature gustative, quindi si sposa molto bene. Quindi i piatti col tartufo quali sono proprio i classici quelli? Gli immancabili sicuramente sono la carne cruda, il tagliarin al burro, volendo inserirci anche il plin, e chiaramente l'uovo, poi in varie declinazioni o preparazioni differenti, però insomma l'uovo è quello sempre, che è un must per l'abbinamento col tartufo, sicuramente. Bene, bene, bene. Quindi sul fronte, ad esempio, lo so, del pesce, cosa proponete qui a casa della Dilanga? Ho già avuto modo a Barbaresco, Antinee, di provare pesci di acqua dolce, esatto, tra l'altro. Esatto, perché sì, allora all'Antinee Barbaresco adesso c'è, diciamo, la proposta gastronomica è strettamente legata al territorio piemontese, in chiave moderna, quindi non ci sono ingredienti che provengono al di fuori del Piemonte. Qua a casa di Langa, insomma, il pesce, tolto i pesci piemontesi, quindi dal merluzzo, all'acciuga, insomma, quello che si trova in Piemonte, o qualche pesce d'acqua dolce, le trote, le tinche, piuttosto che altro, si fa comunque anche pesci di mare, da, insomma, branzini, orate, pagri, capesante, quindi crostacei, molluschi, anche gambero rosso, di mazzara, insomma, quindi è un po' più vasta la gamma, ecco. Bene, bene, bene. Quindi sul fronte invece della pasticceria, perché chiaramente, essendo a casa di Langa, dove è tutto un po' in grande stile, no? Quindi immagino che ci sia anche un pasticcere o una pasticcera. C'è una chef pasticcere, sì, esatto, e quindi la pasticceria, insomma, è principalmente improntata anche lì, su quella, una forte impronta territoriale. Dopodiché anche lì sul menu creativo chiaramente si spazia sul fronte della pasticceria. Quindi abbiamo sia piatti alla carta, percorsi, esatto, come ci, esatto, sì, abbiamo una scelta alla carta, e poi abbiamo tre percorsi di degustazione, normalmente due legati, uno principalmente legato alle langhe, più corto, un 4 portate, uno legato a tutto il Piemonte, che è un 10 portate, e quello creativo, che è un 11 portate. E quindi il pubblico come ha reagito in questi primi mesi di apertura, visto aperto giugno, esatto. No, diciamo che il riscontro è stato molto positivo da tutta la clientela, che quando l'anno, fortunatamente negli ultimi anni, molto variegata, quindi dagli italiani agli europei. Quest'anno chiaramente c'è stato qualche limite in più sulla provenienza della clientela, per ovvi motivi legati alla pandemia, però insomma hanno risposto molto bene. Chiaramente sempre lo straniero si orienta di più, è più interessato la più parte delle volte ai menù legati al nostro territorio, nel mentre chiaramente l'italiano spazia un po' di più, quindi si dirotta di più sui percorsi creativi. Bene, bene, quindi facciamo i complimenti a Manuel Bouchard, quindi anche per questo ristorante, la Favola, ecco, esatto. Qui, e quindi è chiaro che non poteva essere già stellato, ancora i miracoli non si possono fare, ecco, quindi, in teoria no. Ecco, quindi il locale appena aperto, vedremo appunto il prossimo anno, così avremo anche magari le altre guide nazionali, vedremo un po'
appunto, se chiaramente seguono questo chef, appunto, che comunque continua la sua attività anche in quel di Barbaresco. Assolutamente sì. Antinè. Ecco.